Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo terzo episodio di Skyrim. Siamo da Adriana Avenici e stiamo Serve creando, qualcosa, ricorda di entrare a fare un giro in cioè giro. stiamo imparando a usare un po' di meccanismi dal fabbro. Credo che dovrei fare della pelle. Non capisco però. Strisce di pelle. Non ne posso fare più. Ma Ok. affermo certo di essere il miglior fabbro di E Whitehall. Ricorda l'onore che spetta a Orland cosa dovrei Mountbatten, il suo fare? acciaio leggendario. Io chiedo Di solo questo. cuoio. Mi fa fare un cazzo. Perché forse ho esagerato di pelle. Non mi fa fare nulla. Corazza di pelle. Cazzo, però la corazza di pelle è più della mia possibile. Vestiario. Andiamo un attimo a corazza di no. Le banane. Vabbè, Adrian, ciao, è Vedi stato un che piacere. consigli Vediamo un che po' cosa magari offre lo vende. Jarl? Hai incontrato? Cerchi qualcosa per proteggerti o per Armi. infliggerti Allora, danni? c'ha un arco da due arco da caccia. Ascia, frecce d'acciaio, frecce di ferro che 3 valgono. Ah no, cazzo, 3 l'una. No, è le palle. Spada d'acciaio 9, mazza d'acciaio ce l'ho pure io, bestiario. Vediamo un po' cosa c'ha. Cazzo, c'ha la corazza d'acciaio. È la miseria quanto costa. Io mi voglio comprare il cavallo prima. Oddio, questi sono incantati, lol. Scudo di cuore, scudo laminato, scustiva d'acciaio. Dobbiamo farci un po' di Molto soldini, bello. eh. Allora, riprendiamo la missione. Dobbiamo dirigerci dallo Jarl di Whiterun. Questo è Whiterun. Qua c'è tanta gente. Salute, viaggiatore. Cosa ti porta a Whiterun? Sono qui in cerca di fortuna. Ah, dunque sei in cerca di oro. Sei anche. Avrai che da chiedere. A Whiterun c'è una gran quantità di persone troppo grasse e troppo ricche per preoccuparsi di fare qualcosa di serio. Ok, buono, vabbè, dai, questo qua Posso alla la tua fine ci dà spada un essere lavoro. rovinata e la tua lingua ancora di più. Lavoro con mia madre per vendere frutta e verdura. Vedi, è divertente. E sti cazzi? Ma ci vuole. Sti cazzi non ce lo metti? Allora, andiamo un attimo. Qua Cosa non vuoi, credo che è ingegnere? qua. Ah, prima, raga, ho provato a rubare un cavallo e mi hanno arrestato, lol. Stato consacrato dai nove E per vabbè, non mi sempre. hanno tolto, cioè alla fine non era tanto il danno, mi hanno arrestato e basta, sono uscito. Non credo comunque che mi hanno tolto soldi perché ce ne avevo Io sono il comandante 200. No, sempre Whitehall. quelle sono quelle che ho, sì. Ok, beh, perché non entra? Dragon's Reach. Pentole del computer che stanno per esplodere, che palle. Sarei molto più tranquillo e felice dopo una scorpacciata di idromelico. Che schifo. Se le mie faccende ti creano fastidio, dimmelo e io me ne andrò. Un attimo. Allora, Irilet mi ha fermato e mi ha detto chi è che ti porta qui, come ti permetti. Porta notizie da Helgen riguardo al drago. Mi manda Gerdur, Riverwood è in pericolo. Vai, facciamo qua, mi manda Gerdur. In qualità di Uscarlo, devo occuparmi dei pericoli che minacciano lo Jarl o la sua gente. Hai la mia attenzione. Ora dimmi ciò che hai da dire. Un Sai drago. di Helgen? Allora lo Jarl vorrà parlarti di persona. Ma Avvicinati. io mi stavo avvicinando, sei tu che mi hai fermato, eh. Che poi, secondo me, un 3, 4, 5 colpi e sei morta. Ok. Dunque eri a Helgen. Hai visto con i tuoi occhi questo drago? Certo. Sì, l'ho visto benissimo mentre gli imperiali cercavano di tagliarmi la testa. Il drago ha distrutto Helg, questo. Davvero? Non si può dire che tu non sia onesto sul tuo passato Sono una criminale. donna. Ok, Non mi interessa chi vogliono uccidere gli imperiali, specialmente adesso. Ciò che mi interessa è sapere cos'è successo a Helgen. è un drago. Il drago ha distrutto Helgen e l'ultima volta che l'ho visto era diretto qui. Stavano per uccidere Ulfric, Manto della Tempesta, prima dell'attacco del drago. Avrei dovuto immaginare che Ulfric era coinvolto in tutto questo. Cosa dici ora, Proventus?
Dobbiamo continuare a fare affidamento sulla solidità delle nostre mura? Contro un drago? Mio signore, dovremmo inviare subito delle truppe a Riverwood. È in grave pericolo se quel drago si lo aggira tra le montagne. Lo Jarl di Folkrit la vedrà come una provocazione. Penserà che siamo dalla parte di Ulfric e che ci stiamo preparando per attaccarlo. Basta non così. Dovremmo... Non me ne starò fermo mentre un drago brucia il mio feudo e massacra la mia gente. Bravo. Irelet, invia immediatamente un distaccamento a Riverwood. Sì, mio Jarl. Chiedo scusa. Ora dovrei tornare alle mie faccende. Sarebbe meglio. Ben fatto. Mi hai cercato di tua iniziativa. Hai reso un servizio a Whiterun. Non me ne dimenticherò. Prego, come segno della mia gratitudine. Grazie, Jarl. Potresti fare un'altra cosa per me. Magari adatta a una persona dotata dei tuoi talenti particolari. Avanti, troviamo Farengar, il mio mago di corte. Stava indagando su una questione collegata a questi draghi e alle voci sui draghi. Ok, quindi prossima missione dobbiamo... Non capisco perché... Allora, mi ha dato un qualcosa, non ho capito cosa, se è un'arma. Allora, vediamo un po'. Scudo, vestiario, vediamo un po'. Corazza d'acciaio, che è proprio questa quella che mi ha dato. Sì, mi ha dato proprio la corazza. Scudo di ferro, scudo laminato. Sì, mi ha dato quello. Dovremmo combattere il manto della tempesta. Ci vuole tempo. Sei venuto a Dragonreach per... Cosa? Che progetto? Pensi di potermi aiutare? Io non credo proprio. Lo Jarl si trova nel grande salone, probabilmente seduto sul trono dello Jarl. Di certo non è qui, nel laboratorio di un mago. Ma mi ha mandato lui comunque. Credo di aver trovato qualcuno che Infatti eccolo qua. Sul drago. Procedi, forniscile tutti i dettagli. Quindi lo Jarl pensa che tu mi possa essere utile? Oh, immagino pensasse alle mie ricerche sui draghi. Sì, potrebbe farmi comodo qualcuno che prenda una cosa per conto mio. Beh, in realtà si tratta di addentrarsi in una pericolosa rovina in cerca di un'antica tavoletta di pietra che potrebbe anche non essere là. Subito al sodo, eh? Niente chiacchiere inutili, così mi piace. Lasci questi dettagli a chi se ne deve occupare, giusto? Ho sentito parlare di una certa tavoletta di pietra che dovrebbe trovarsi al tumulo delle Cascate Tristi. Si tratta di una pietra del drago, dovrebbe riportare una mappa dei siti di sepoltura dei draghi. Va al tumulo delle Cascate Tristi, trova questa tavoletta che sicuramente sarà sepolta nella cripta principale e portamela. Semplice, no? Beh sì. Come fa a incantare? Sono un amante dell'arte. Comincerai imparando un incantesimo. Prendi un'arma o una corazza incantata, poi usa l'incantatore arcano per apprendere i segreti. L'oggetto verrà distrutto, quindi fa attenzione. Una volta che conosci un incantesimo, ti servirà una gemma dell'anima piena e qualcosa da incantare. Dovrai utilizzare nuovamente l'incantatore arcano. Certo, se hai denaro ho tutto quello che ti serve. Vabbè, andiamoci. Verrò ora al tumulo delle Cascate Tristi con te. Qualunque lo cosa Jarl possa esserci utile per e a pensarci bene, drago, non lo sono draghi. Ci serve in fretta, prima che sia troppo tardi. Ciao. Naturalmente. Quindi dobbiamo andare al tumulo delle Cascate Tristi, che praticamente sono quel posto dove, se non ricordo male, abbiamo praticamente intrapassato nel primo episodio, praticamente quando stavo la live, che poi la live l'ho dovuto chiudere. Quindi mi sa che dovrebbe essere lì. Quindi andiamo a questo tumulo delle Cascate Tristi. Qui non si vede proprio dov'è. Allora, vediamo un attimo la mappa. Esiste una mappa? Salvo di sistemare. No. C'è una casa in vendita, si chiama Breeze. Se ti interessa parla con il sovrintendente. Una casa in vendita? Di regola ci dovrebbe essere una mappa.
Ok, allora, raga. Ripeto, dobbiamo andare al tumulo delle cascate tristi. Allora, dovrebbe essere verso. Oddio, cos'è quello stemma con rinoceronte? Allora, ci salviamo una bella partitozza, così almeno ci mettiamo sul sicuro. E andiamo verso lì. Questo che cazzo si può prendere? Raccogli lavanda, prendiamola. Allora, andiamo verso il rinoceronte. Voglio vedere che è sto. Oddio, sono dove ci sono i giganti. Oddio, là intravedo qualcosa. Che è qualcosa? No, sono animali. Sono 2 cervi. Che cazzo sono? E se ne scappano. Hanno paura di noi. Cazzarola. È la Madosca. Ma quello è un mammut. Salvataggio rapido. Oddio, là vedo un ginga. No, 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 no. Qua ci finisco male, ma davvero male. Cioè, ci sono 2 giganti e un cazzo di mammut. Sì, quello è un mammut. No, andiamo al tumulo delle cascate tristi. Ci facciamo i fatti nostri. E vai al diavolo. Ok, se non erro, eccoli là. Dovrebbe essere quelli là là sopra che intravediamo. Come cazzo ci arrivo là sopra? Oddio, là vedo la strada. Eccola là, da là. Si sale lì sopra. Sì, dovrebbe essere proprio quella là di fronte a noi. E questi chi sono? Vigilanti di Stender. Stai parlando a un vigilante di Stender. Immischiati con i Daedra e ti daremo la caccia. Tu vai a Ed a caccia? ogni altro abominio che tormenta i mortali. Vampiri, lupi mannari, streghe. Ma i Daedra sono le creature peggiori. Il loro totale disprezzo per le nostre vite è inaccettabile agli occhi del Dio della Misericordia. Wow. Sì, il nostro ordine è stato fondato in seguito alla crisi dell'Oblivion. Abbiamo dedicato le nostre vite ad affrontare la minaccia dei Daedra ovunque fosse presente. Siamo alloggiati nella sala del vigilante. Il guardiano Karset lì dirige la divisione di Skyrim del nostro ordine, fornendo cura e giustizia a seconda delle necessità. È il dio della misericordia, il protettore dell'ordine e della giustizia in tutta Tamriel. Noi portiamo la sua compassione dove non ce n'è affatto, purificando tutti coloro che potrebbero offendere i suoi figli. Allora, alla fine, raga, forse li possiamo anche Il vigilante Karset è uccidere. su di te. Perché, allora, il combattimento mi piace mettermi in prima persona. Cosa credi di fare? Oh, che cazzo sta. È la miseria. Non mi batterai. Madonna, è la miseria morta. Fortissimi, raga. Fortissime. Minchia, ma c'hanno pure la magia questa. Bellissima sta mazza. Vabbè, momentaneamente mi sento un pollo. Quindi addio. Oddio, qua c'è ancora il gigante. Lì per terra sdraiato. Ci ho provato, raga, ma Madonna mia, quanto sono forti. Ancora. Sicuramente dovrei salire tanto di livello. Siamo a livello 2 a metà ancora. Però pian pianino, pian pianino, giocando e registrando tutto quello che faccio, riusciremo a salire di livello. Allora, credo che la strada è proprio questa. Perché, sì. Dovrebbe essere proprio questa. Oh, mossa finale. Tipo una mossa finale. Così almeno ci prendiamo della pelle. E cioè, della pelliccia di lupo che poi la trasformiamo in pelle. E possiamo continuare lì il metodo del forgiamento o del forgiare. Non so come potrei definirlo. Lì dove era. Oddio, là ci sono altri giganti. Ma è qualcosa di impressionante quanti giganti ci sono. Sì, ma mi fanno malissimo. Cioè. Con un colpo mi sotterrano. Allora saliamo qua sopra. Ci facciamo i fatti nostri noi. Salvataggio rapido. Seguiamo pure la strada. Allora facciamo una bella cosa. Impostazioni, audio, musica, aumentiamolo.
Passi, aumentiamolo, generale, aumentiamolo. Perfetto, ok. Tanto c'è. Altro lupo. Ciao. Mannaggia, i lupi, mannaggia. Altra pelliccia. Oh, però il vigore non sale assolutamente. Cioè, proprio. Guardate quanto cazzo è lento a salire. E io poi con uno scatto me lo consumo tutto. Quindi. Immaginate un po' voi come stiamo messi. Oddio, non si vede nulla. Oh, siamo arrivati. Eccolo qua il posto. Il tumulo delle cascate tristi. Eh beh, dovrebbe essere questo perché quando noi siamo usciti. Eh sì, infatti, vedi, tumulo delle cascate tristi, nuova scoperta. Allora, facciamo un bel salvataggio perché non sappiamo qui chi potrebbe esserci. Allora, andiamo belli quatti quatti. Io direi pure di equipaggiare l'arco. Scusa, abbiamo l'arco da caccia che è più forte. Perché non ce lo mettiamo? Quindi leviamo questo e mettiamoci questo. Perfetto, ok. Oh, allora abbiamo un totale di quante frecce? Oh, mi hanno visto. Mi hanno visto. È inutile più camminare come dovremmo camminare. Mori, pezzo di merda. Oh, cerca Grimaldello, oro e frecce. Si sta avvicinando uno. Taci de Pippo quello con queste frecce. Beh, madonna, l'ho mancato. Ne abbiamo 44, pochissime. Preso. Preso per poco. I banditi di merda. Ma perché? Porca vacca. Morto. Armatura pesante aumento 21. Dove sta lo stronzo? Per fortuna che ci sono ste palline rosse che almeno ci fanno vedere un po' dove si nascondono, sti stronzi. Madonna in testa l'ho preso. E dai, mori. Madonna. Proprio nel cuore. Spettacolo l'uccisione. Allora prendiamoci ste frecce. Che da 44 ne abbiamo 37. Un arco di merda. Allora, oro. Frecce di ferro. E poi, vabbè, queste cose volendo le posso prendere, ma abbiamo già un peso 300 su 305. Prossima volta che andiamo a Whiterun dobbiamo venderci tutta la merda che stiamo prendendo. Frecce di ferro che non pesano. Ok, e andiamo anche perché voglio comprarmi il cavallo in primis. E poi magari vediamo di comprare altra roba o altre cose. Mo' ci mettiamo in terza persona. Ok, andiamo su. Accelerati, belli spediti. Ci facciamo un bel salvataggio rapido, visto che qua dentro secondo me ci sarà da combattere. Ok, ed eccoci qua. Perfetto. Oddio, là vedo dei nemici. Di già. Mettiamoci in prima persona. Mettiamoci furtivo, così almeno prendiamo. Bam! Preso! Madonna, quanto male l'ho fatto. Ok, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Madonna.
dai, non l'ho preso neanche una volta io. Ok, ora sì. Presa. Presa. Dai, dai, che stiamo aumentando l'arce. Oh, grandissimo. Siamo saliti di livello, perché quando fa così credo che siamo saliti di livello. Infatti stiamo a livello 3. Però aspettate, prima di salire. No, coda di Skiver, che non so che cazzo sono. Oro. Quarto di coniglio. Ripristina 5 punti di salute. Ma questo non mangiare si prende. Ascia di ferro e piccone. Che serve il piccone? Peso 10, tantissimo cazzo. Pesa tantissimo il piccone, però secondo me qualcosa serve. Boh. Coda di Skiver, non mi interessa. Oro, frecce. Oh, vedi che le frecce ce le facciamo in tanta tranquillità. Skiver, non so come cazzo. Tipo dei topi giganti sono più o meno. Cerca bandito, granato. Oro, pomodoro, ripristina un punto di salute, non me ne frega un cazzo. Minchia, l'hai fatta una brutta morte, eh. Vabbè. Qui non abbiamo più nulla. Qui abbiamo dell'oro. Mazza d'acciaio, già ce l'ho. Skiver, qua non me ne frega un cazzo. Sacco a pelo. Un baule. È protetto da una chiave, quindi lo scassiniamo. Porca miseria, così si apre il basilare. Oh, bravissimo. Apriamo questo, oro. Pozione di ristoro minore. Mi ripristino 25 punti di vigore. Ok, che secondo me è la barra quella alla verde che abbiamo. Scudo di ferro non mi interessa. Ascia di ferro non mi interessa. Qua ci abbiamo un altro topolone di questi qua giganti. Vabbè, proseguiamo. Mettiamo in terza persona. Perché ho consumato una cazzo di freccia? Oddio, quanto ragnatele. Da quant'è che non si cerca ametista? Questo tutti tipo nessun oggetto, tipo degli oggetti preziosi saranno alla fine, va. Qua non c'è nulla. Salviamo. Non è cattiveria, ma devo salvare. Poi qua do cazzo stiamo. Urna, nessun oggetto. Pozione di cura minore si prende immediatamente. Aspetta, un'altra cosa volevo chiedere. Si possono mettere le pozioni come preferito? Sì, cazzo. Buono. Buono, buono, buono. Messa. Se tu fai così e vai a pozione e ti curi. Vabbè, ma alla fine non c'è neanche bisogno di curarsi. Perché poi, una volta che si muore, male che vada, si riparte dal punto dove siamo morti. Oh, wow. Allora prendiamolo in testa. Bam. Ma vedi che sto qua, eh? Ma vieni. Vieni. No, tranquillo. Ma sei un coglione tu che non indietreggi. Cioè, ti sto a fa' il culetto. No. Vedi che ti ho tirato 5 frecce, porca puttana. E non muori. Dico sì, che sei un nord quello che sei. Però, cazzo. Corazza borchiata. Frecce di ferro mio, spada di ferro non me ne frega un cazzo. E proseguiamo. Dico sì che sono forti, vabbè, però cazzo, ti ho tirato 5 frecce. Devi schiattare prima o poi, no? Visuale terza persona e proseguiamo. Allora, vediamo un po'. Qua non ce la fa tirare. Dovrebbe essere un enigma. Yes. Ok. Pozione. Rotolo di lino. Non serve un cazzo, credo. Ho preso magari cose che servono. Però a peso stiamo messi malissimo. Cioè, altri 4 di peso posso prendere. Allora, pesce centrale deve essere. No, aspetta. Ah, ok. Serpente. Pesce. Allora, serpente. Serpente.
E qui pesce. Pesce. E non funge perché? Serpente, serpente, pesce. Ah, mi devo mettere usaliva. Ok, sempre col mirino devo capito, capito. Gemma dell'anima minore. Oh, questo qua servono per Zescapite, per incantare. Oh, stivali di ferro. Io come ce l'ho adesso? Bestiario di ferro, sì. Scusate, devo aumentare un po' il vigore perché... Ok, poi abbiamo... Oratoria, questa abilità di persuasione viene usata per ottenere sconti dai mercanti per convincere gli altri a fare ciò che viene loro richiesto. Questo è buono, buono. Pogonova le guarda finché ignorano i due crimini. Questo pure è buono, cazzo. Corruzione è ottimo. C'è tanto veramente da... tu quindi se leggi dei libri hai la possibilità di sbloccare delle nuove abilità, gli mortacci vostri. Cazzo so, questi qua i skiver di merda. Ho fatto prendere un colpo, ragazzi, ho saltato dalla sedia, credetemi. Se sono i skiver di merda. Ok, ce n'è un altro. A cazzo è andato? Quindi se abbiamo pure il... aumenta pure l'abilità del parare. No, cioè è fantastico. Aumenta tutto. Ok, morto anche questo. Pergamena palla di fuoco. Che è sta cosa? Una potente esplosione che infligge 50 punti di danno in un raggio di 15 piedi. I bersagli in fiamme subiscono danni ulteriori. Ma dovrei essere un mago, credo, per equipaggiare quella. Boh, non so. Anche se quelle due, quando mi hanno incontrato sulla strada che andavano in cerca di Daedra, loro sembrava che erano delle guerriere. Quindi, boh, un po' strano. Cerca scheletro, farina d'osso e oro. Quanto oro abbiamo totale? 441. Dai che ci stiamo avvicinando ai 1000 del cavallo. Vabbè, dovrei vendere un bel po' di robe, eh. Qua si toglie così o con l'arco. Abbiamo visto prima. A posto, perfetto. Qua che è? È la madosca. Oddio, qua non so se prendere l'arco o colpirlo dalla... Allora, mettiamo... Aia, ragno congelante ferito. Madonna, non gli levo nulla. Non li levo nulla, raga. Ma dove sta quello? Ah, sta di fronte, incastrato nella ragnatela. Cioè, nella, sì, nella ragnatela del... dello scheletro. Del... sì, dello scheletro. Del ragno. Aia. Se mi va a pigliare quello, raga, mi fa un male cane. Aia. Madonna. Rischio che mi pigliava. E muori, dai. Affanculo, è morto. Se te la finisci un attimo di urlare, cazzo, forse riusciamo. Oro, anello d'argento con granato. Madonna. Ah, aumentato, vedi? Sì, quindi facendo il vigore aumenti pure il... buono, buono, buono. Cazzo, mi dà questo veleno congelante. Frecce di ferro, le mie frecce di ferro. Le mie frecce di ferro. Non c'è nulla, cerca sacca di ragnatele. Coda di skivir. E qua c'è un cadavere, ma non fa un cazzo. Qua non si apre, non si fa nulla. Cadavere essiccato, non facciamo nulla. Ok. Ehi tu, vieni qui. Vai. Ce l'hai fatta. L'hai ucciso. Ora liberami prima che ne arrivino altri. Beh, ti posso anche liberare. Sì, l'artiglio.
porta della sala dei racconti. Ha tutto senso. Fammi scendere e ti mostro come. Non puoi credere a quanto potere i Nord abbiano nascosto lì. Per il dolce respiro di Arkai, grazie. Affanculo, pezzo di merda. Ce l'aveva lui l'artiglio dorato. Corazza di cuoio. Tunica concinta. Non me ne frega un cazzo. Scopri il segreto del tumulo delle cascate tristi. Scusa, io ho preso un libro che diceva tumulo di diario di Ariel. Mi trovano le mani. Finalmente stringo fra le dita l'artiglio dorato. E grazie a esso il potere degli antichi eroi Nord. Ah, ed è niente che ho. Quello stupido di Lucan Valerius non sapeva che quello che usava come soprammobile era in realtà la chiave per il tumulo delle cascate tristi. Cioè, guardate un po' voi che storia sta dietro, raga, in questo gioco. Cioè, è fantastica. Oddio, qua c'è un'altra gemma minore che la prendiamo immediatamente. Anzi, gemma dell'anima oscura. Questa deve valere forse un po' troppo. Oro, pozione. Niente, in quest'urna. Ok, qua stiamo dentro. What? Prima persona. No, che cazzo è successo? Porca miseria, lo scudo. Ma perché? Perché mi devono fare questi scherzi? Ma che cazzo? Ma vieni. Cazzo è Draug. Oh, fanno male. Urti. Ok, uno è andato. Ok, due sono andati. Siamo saliti di livello. Cazzarola, cura, 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 cura. Tacci, Draug. Ok, allora, granato, oro. Antica ascia Nord. Figa però, eh. Fighissima, no, non posso prendere più niente. Questa fa 19. Non posso prendere più niente. Come cazzo devo fare? Santa miseria, 307 su 310. Niente. Ma la salute si recupera? Sì, sì, si recupera, perfetto, ok. Cazzo, è stato forte, Draug. Ma iniziano ad arrivare gente un po' tosta. Cerca Draug, oro. Qua non si può cercare, forse perché è essiccato. Questo credo che si possa... Sì. Questo pure. Cazzo, quanto oro avevano questi Draug. Questo è essiccato, essiccato. Oddio, che è qua? Perché là c'è un... Cosa è successo? Salvataggio rapido, che è meglio per noi. Oddio, Draug inquieto. No, 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 qua ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio, ci muoio. Oh, coglione. Si è fatto... Era una trappola. Madonna, però quanto è figa. La voglio, raga, quell'antica ascia Nord. Che cazzo c'ho come armi a doppio. Allora, questo lascia. Cioè, abbiamo pure le frecce d'acciaio, eh. Pugnali di ferro, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Cazzo, sono sceso tantissimo. Guardate un po' voi, c'avevo tutta merda doppia. Antica ascia Nord, perfetto. Vediamo un attimo quanto fa la mazza d'acciaio con l'ascia. Ascia.
Antica Ascia Nord. Minchia, questa è una trappola. Buono, salviamo. Perché qua, ragazzi, drago che stanno diventando un qualcosa di temibile. La vita sale proprio, madonna, raga, proprio in una maniera lentissima. Questo sta con la spada. Dai. Cazzarola, quanto levano. Fanno male, fanno male, raga. Fanno malissimo. Fanno malissimo, cazzarola. Devo mangiare, devo mangiare, 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 mangiare cibo. Mela verde, vediamo un po' se ripristina. Ma che ripristina, raga? Qua non ripristina un cazzo, è proprio lentissimo. Inizia a essere difficile adesso il gioco, vedete? Arco, ok, arco anche io, vediamo un po'. Vediamo un po' chi è più Robin Hood. Sì, vabbè, però sei un coglione. Ok, per fortuna che ci abbiamo sta cazzo di trappola che ci sta salvando tantissimo. Allora, fatemi prendere altre frecce che ho sprecato qui sul muro. Gemma dell'anima oro, antica, antico arco nord. Questo non c'ha più niente. Camminiamo laterale a queste cazzo di trappole di merda. Oh, antica spada nord. Questa è bella, solo... non posso prendere un cazzo. Vediamo un po'. Vigore, oratoria. Armi una mano. Le armi a una mano infliggono il 20% di danni in più. Questo pure serve, cazzo. Servono, raga. 301 su 315 il peso. Antica spada del no. Perché è aumentato? Scusate. Perché è aumentato 11? Danni 14. È aumentato. Sì, è aumentato. E quindi, ecco perché sì. Abbiamo preso i danni una mano. Ok, capisco. Quanto cazzo abbiamo di peso? 4 di peso liberi. Salviamo, facciamoci una bella salvata e andiamo. Però, raga, questo lo continuiamo nel quarto episodio di Skyrim. Grazie mille dei like, del supporto e ci vediamo in un prossimo episodio. Ciao belli.